compra, dice, e li continuo a comprare. Quindi andavo male a scuola, molto male, volevo fare il bassista, non volevo fare, non pensavo di, che avrei fatto questa roba nella vita. E esco dal liceo, studente pessimo, automantenendomi a 20 anni. E faccio mostre in tutto il mondo, New York, Basilea, non mi ricordo, Venezia, Berlino, eccetera. E nella galleria di Schwarz, che era una delle più grandi gallerie, addirittura al mondo, però la cosa un po' mi andava stretta perché pensavo, vedevo il mondo dell'arte un po' sotto quella luce che dicevamo prima, un po' una cosa, adesso queste parole non si usano più, però borghese. Io ero molto piccolo, quindi frequentavo persone molto più grandi di me, io frequentavo, non so, con Ellis, oppure Franco Angeli, erano i miei amici, Cy Twombly, oppure, insomma, persone molto più grandi di me, che piacevano per le loro cose, ma le vedevo lontane dal mondo. Io appunto ero uno che sentiva molto la musica di quei tempi, quindi parliamo Beatles, Rolling Stones, Dan, Amos, cose così, e mi sentivo distante. Quindi, e sentivo il bisogno di poi collegarmi alla vita reale, che comunque in quegli anni non si deve dimenticare, quindi ogni sabato pomeriggio c'era una manifestazione, cioè invece che andare a prendere il tè da qualche parte, o che andare a cena, c'era la manifestazione sabato pomeriggio. Quindi io sentivo il bisogno di tutto mio, tutto il mondo, tutto il mondo degli artisti, degli intellettuali, di collegarsi in qualche modo a quella realtà. E lo feci dal 73 attraverso Adriano Sovo, che mi aveva chiamato a collaborare, avevo collaborazioni molto servili, cioè, dovevo fare, non so, il disegnino per fuori, dare dalla mano, pane a 100 lire, non mi ricordo, vabbè, cose occupate, tutte le cose. E dovevo fare una cosa di servizio, sempre anonima, eccetera, eccetera. A un certo punto, e facevo queste cose per quel giornale, ma anche per altri più complessi, con Toni Negri, e sempre anonime, sono rimaste anonime. E sentivo quella la parte migliore di me. Mi ricordo una volta, feci una prima mostra nel 74, la Schwarz, e ebbi delle recensioni pazzesche per un ragazzino di tipo due pagine su Panorama, che all'epoca era. E mi ricordo che quel giorno andavo alla Tontino e andavo a consegnare il mio disegnino pane a 100 lire, eccetera, eccetera, ai miei due committenti, che erano Carla Melanzini e Guido Viale. Guido era sempre vestito con un giacca militare, anche Carla Melanzini, per militare. E consegno questa cosa, cioè, Viale c'era una parte per Panorama, ma questo campo lo sentivo. Sì, non sono stato pubblicato, non sentivo tutto rosso. E dici, ma lo sai che l'unica cosa che conta per il proletariato è quello che tu fai per il giornale? E tu sì, ne ero profondamente convinto. A un certo punto succede che mi chiedono di fare una copertina per una casa editrice di sinistra, all'epoca che si chiamava Salesi, e la cosa nessuno dava conto, che era Porci con le ali, questa diventò famosissima. Sia il libro, ma anche la copertina. Addirittura avevamo delle recensioni alla copertina. E in quello stesso momento, io avevo una mostra presso una galleria Fluxus a Milano, si chiamava Massimo Valsecchi, e lui, l'interpretazione l'aveva fatta Valestrini con una collezione di luci, che era destinata a questi quali, e il gallerista mi telefona incazzato dicendo, ma che cosa sto esponendo io qui? Dei quadri o delle illustrazioni? Perché la copertina particolare è esattamente uguale come tipologia ai quadri che facevo. La cosa un po' mi ha... con lui non temo per sempre, lui non ha colpito niente, qui siamo nel 76, l'anno prima, la cosa mi aveva colpito, ma alla fine mi ha affascinato perché poteva essere quello il modo di uscire dal mondo borghese dell'arte, cioè andare su una carta stampata, insomma, non avere più le categorie, lo squadro, la tecnica, in breve, so che mi chiama al nascente, la rinascente, lo continuo quotidiano, vengo impiegato, nel senso che la mattina della roba, non mi ricordo, prendevamo 5 euro almeno la domenica, e lì proprio poi mi rincontro il gruppo degli indiani metropolitani con cui abbiamo fatto un sacco di fanzine. Quell'anno
fu particolare. Quell'anno mi fece credere, per un istante, che si potesse davvero uccidere l'arte per farla rinascere nella vita tutti i giorni, tutti gli anni, perché insieme, e dirò appunto perché poi questa cosa, perché insieme, come cosiddetti indiani, eravamo un gruppo di indiani, eravamo di persone, abbiamo costruito un percorso che, come dire, non è poi alla fine tanto rappresentato qui, perché in questa mostra alla fine sono io, ma in realtà non sono io, io sono un collettivo, tutto quello che ho fatto era il prodotto delle idee che avevamo insieme. Quello che io oggi ho voluto testimoniare nelle piccole cose che ho fatto sul 77, in cui ho rievocato il 77, era proprio questo, come un antropologo culturale, e Giorgio era un antropologo culturale, come gli antropologi culturali andavano a cercare i canti delle bambine perché non si disperdesse quella memoria, io ho cercato di ricostruire questo gruppo degli indiani metropolitani, almeno quelli poi che in qualche modo di cui conoscevo bene, che ho potuto recuperare, eccetera, eccetera, proprio perché in quell'anno, che viene spesso raffigurato solo come l'anno della violenza, del piombo e del conflitto pesante in strada, con la morte, tutto quello che è successo, quel gruppo lì degli indiani ha cercato un'altra strada di fare politica, anche gli impolitici per certi versi, non politica, una strada di linguaggio. Noi scrivevamo, pubblicavamo, questo ancora oggi mi sorprende, pubblicavamo, stampavamo e quindi vendevamo e distribuivamo dei giornali che se oggi uno li prende in mano e cerca di vedere non capisce che cosa stavamo dicendo, ma noi ci parlavamo davvero così tra di noi indianonci, ma anche fra di noi perché c'erano tanti altri giornali, quello fu un anno in cui ce ne nacquero 100, 150, io credo che erano più di 120 i giornali nati e morti in quello stesso anno. E questa realtà è stata veramente cancellata, ma non è stata cancellata dal potere, come si crede, come ogni tanto si dice, è stata cancellata proprio dalla storiografia fatta dai compagni stessi, che hanno sempre teso a invece mettere in evidenza l'aspetto dello scontro, della vittoria dello scontro, perché c'è Trinamo, eccetera, eccetera, in cui penso gli anni collaborano, però voglio dire, sempre più l'aspetto della riappropriazione della piazza, eccetera, eccetera, e del confronto forte, diretto e violento, l'innalzamento del livello dello scontro, come si dice una volta. Viceversa hanno sempre omesso, perché forse non andava giù, perché forse non l'hanno capito neanche allora, forse continuano a non capirlo neanche adesso, della possibilità che si è creata per un istante solo di creare un nuovo modo di fare politica con un nuovo linguaggio.